Ciao ragazzi, allora, questo video lo inizio io, a differenza di tutti gli altri in cui l'inizia Lito. Adesso è venerdì 7 giugno, sono le 23.57. Perché faccio il video adesso? Perché fra 3 minuti, esattamente l'8 giugno, io e Alice facciamo 3 anni di fidanzamento. E niente, quindi volevo attendere... Non riesce ad essere neanche un po'... Tenero. Tenero e emozionale neanche in questo caso, ma io non capisco, ma... Io tenero, ma... Il problema è che si vede male così, guardate, appena diventano le 20, cioè non le 24, le 00000. Mi spieghi perché guardi di qua, che dovresti guardare qua. È vero? Oddio, è un po' storto, vabbè, guardo di là, perché così Alice è contenta. Amore, abbiamo fatto 3 anni. Allora, adesso, per questi 3 anni... Per questi 3 anni voglio fare un gioco e voglio farlo davanti a voi, così voi vedete tutto, perché io mi sono divertito a fare dei post-it con scritto scema di merda, vabbè, scusate. Sempre gentile, Adesso voglio farvi vedere come Alice impazzisce. Allora, io qua ho scritto 3 anni in 3 anni okay. E poi ho scritto costume perché è il regalo che mi hai fatto tu col cuoricino. Okay. Adesso tu... Guardami, io ti devo dare un'istruzione. Praticamente sotto... Ho già capito, devo togliere il fogliettino. No, allora, sotto uno di quelli là c'è un altro fogliettino che devi assolutamente leggere. Sono delle piccole dediche. A caso? Apri lì e poi vedrai qual è quello giusto. Però devi farlo... Qua non c'è niente. Perfetto. Vado? Sì. X. Può essere un indizio la X, oppure apri l'altro. Ah, ok. Guarda il secondo post-it nella confezione. Esatto. Quindi devo dare sotto scema di merda, giusto? Eh sì, perché scema di merda è essenziale. Guarda dietro un pop. Mirko, cosa hai fatto? Mi hai fatto una sorpresa. No, guarda dietro un pop, perché ti ho preparato una sorpresina tipo delle frasi stupide. Tipo scema di merda. Intanto Alice sta montando il video. Non vedo niente. Che cosa c'è scritto nel foglietto? Perché già mi stai innervosendo. Guarda dietro un po'. Dietro, non sotto. C'è un tubo. Dietro, non sotto, dietro. Dietro, cosa vuol dire dietro? Sì. Ma sei scema, cosa vuol dire dietro? Ragazzi, Alice non capisce niente. Alice, dietro. Non c'è niente. No, non c'è. Non ce la può fare. Io ho scritto in italiano, tu dovresti comprare dietro. Prendi un pop, prendi un pop. Ok, guardalo davanti. Ah, ho capito, dietro qua. Apri il frigo. Apri il frigo. Ah, aspetta, apri il frigo, c'è scritto. Apri il frigo. Ma dobbiamo fare silenzio perché dormono a casa mia, quindi. Apri il frigo. Vai in due balconi, a caso. Io non posso dire niente. No, devi guardare in uno dei due balconi. Se non trovi qua, vuoi andare a provare nell'altro. Se vedi tu, ne ho due. Cioè, voglio dire, se non ne ho uno, è l'altro. No, non vorrei che mi sia sfuggito il posto in cui... Vuoi fare anche avanti e indietro 30 volte se vuoi andare a vedere l'altro. Guardate come è presa. Apri e l'ho visto. Apri, capito. Io non ti ho regalato niente. Oh, il costume mi ha regalato te. Ti piacciono? Oh, oddio, mi ha regalato le AirPods. No, stacca il video. Perché devo staccarlo? La gente deve vedere quanto sei emotiva. Vieni un po' più qua che è bruttissima la luce. Non aspettavo per niente io questo. Se ti dico quando l'ho presa, vieni di qua. Sei contenta? Visto? Ecco fatto. Ancora confezionata. 179 euro per delle cuffiette di merda che andavo dal cinese uguali, con 2 euro le prendevo. La vedete questa? Non potete vederla perché è dentro, però la mia mente è geniale.
Io praticamente questo regalo io lo volevo già fare da tanto tempo, ho detto per i 3 anni lo faccio. Siccome io ho Amazon Prime, i pacchi mi arrivano in un giorno, 2 giorni. Ho cercato l'altro ieri e ragazzi, arrivava lunedì il pacco e ho detto devo trovare un modo. Allora oggi con la scusa che dovevo andare in un centro commerciale a cambiare dei costumi, siamo andati a cambiare questi costumi. Però io con la mia mente geniale ho finto di dimenticare in macchina i costumi, in realtà li ho dimenticati veramente, cioè ho fatto apposta per dimenticarli. Una volta arrivati lì ho detto no, i costumi, allora lei fa, ho detto vai tu a prenderli, lei è andata a prendere i costumi, io sono andato di corsa alla Apple, ma proprio di corsa, che tipo sono arrivato lì con il fiatone. Ma dove li nascosti questi? Allora, aspetta, mo ti racconto no, tutto. No, mi sono messo a correre, c'era tutti quelli della Apple impegnati, allora io vado da uno che stava a parlare, io gli faccio scusate, è questione di vita o di morte, mi servono subito delle AirPods perché devo fare un regalo in questo momento. La signorina gentilissima, perché ha capito, e fa sì sì dai passa davanti. Veramente? Sì, aspetta, allora vado lì, pago, tra l'altro ho incontrato un mio compagno delle elementari, questo mio compagno ha detto oh ti prego devi fare velocissimo perché poi mi ha dato la bustina, no non mi dare la busta della Apple perché sennò no, no perché? Se vuoi andiamo indietro a prenderla, però perché io così l'ho messa in tasca nella felpa. E sono stato per tutta la sera. Ragazzi, lui non tiene mai le mani nella felpa. Io dicevo, ho pensato, che carino, tiene continuava le mani nella felpa. Sta allora, proprio male. Avevo tutte le mani, avevo le mani tutte e due nella felpa per cercare di fare un po' di spessore. E lei a un certo punto mi ha detto, ma che tenero che sei con le mani in tasca? Esatto, perché io ho spalancato gli occhi e ho detto spero solo che lei non tipo non mi perché metta spesso le mani anche lei. Esatto, perché io spesso, cioè Madonna, io prendo la sua mano e la metto in tasca insieme a lui. Poi è stato tutto il tempo con le mani in tasca, poi arriviamo a casa, le infilo subito nella scarpiera e dovevo trovare un modo per fargliele trovare in modo figo e ho trovato dei post-it. Vabbè, niente comunque. Amore, ma tutt'oggi ho fatto, perché arrivava lunedì il pacco, quindi io dovevo trovare un modo per prendertele oggi. Ho detto o vado direttamente con lei, però è brutto così, quindi ho trovato la scusa. Sono un genio, ho detto amore, ho dimenticato il costume in macchina, vai a prenderlo. Lei da buona schiava è andata a prendere il costume in macchina, io sono corso, ho sudato tra l'altro, sono arrivato lì, scusate dovete darmi delle AirPods subito. Volevo solo rendervi partecipe di questa piccola caccia al tesoro, un po' artigianale con i post-it fatti da me, però devo farmi perdonare perché lei mi ha regalato la GoPro Fusion. Ma cosa ti devi far perdonare, smettila. E niente, il video finisce qui. Grazie, guarda, amore, che ci bloccano il video. Se mi amore, devi, grazie, è bellissima sta sorpresa, te lo giuro, non me l'aspettavo. Perché non te l'aspettavi? Allora, era figa. Sapete, io sono mesi che gli dico me ne compri, ma così a caso. Ok, procediamo con l'unboxing. Allora, Alice, annotare il prezzo. Madonna, 180 amore. Euro. Madonna. Una follia. Una follia, veramente. Sono delle cuffie. Delle cuffie, ragazzi, che costano 180. Hai già montare il video con queste, però. Sì, ho capito, ma sono delle cuffiette di merda. Mamma, senti l'odore. Madonna, sentite l'odore. Sentite l'odore. Sentite l'odore. Troppo buono, potete capire. Mi sento male, dai, guarda che roba. Oddio, guarda, c'è una lucina. Sì, l'ha detto che c'erano le lucine, con quelle nuove. Ma sono quelle nuove? L'ultimo modello, Io l'ho proprio chiesto, voglio l'ultimo modello di AirPods. In aereo è presente con queste. Allora, devo ammettere una cosa, hanno fascino. Hanno troppo fascino. Sono fighe. Guarda, però secondo me 180 euro sono veramente troppi. Sì, sì. Anche il film. Eh sì, per caricarlo. Per caricarle. Guarda. Vogliamo provarle? Vuoi provarle già? Sì, per sì. La custodia, sono proprio carina. Sì, è bella. Bellissima. Però raga, 180 euro, dai. 180 euro è veramente una follia. C'è una lucina. Ah, tipo, lo carichi da qua sotto, poi le infili qui dentro e le carichi. Amore, stavo cercando il telefono. Ah, giusto. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Kirk ed Alice dentro il nostro cuore.